Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo una nuova puntata di MotoGP Notizie Febbraio. E vi inizio dicendovi che sul canale troverete una puntata di MotoGP Notizie Extra dedicata interamente a Marc Marquez, che ha parlato di tutto, compreso il suo stato di salute, ritorno e molto altro. Sul canale troverete anche l'analisi di ognuna delle nuove moto 2021. Ok, ora amici, le notizie, ed inizio con Fausto Gresini, perché mi dispiace con tutto il cuore dover annunciare la morte di questo gran campione e team manager italiano, dopo questa la sua lunghissima battaglia contro il Covid. Riposa in pace, campione. Ora amici, Valentino Rossi, perché lui parla di tutto. Se perdonerei Marc Marquez? Impossibile. Quello che mi ha fatto non è perdonabile. Quando ripenso a quei giorni ho le stesse sensazioni di allora. E sono passati 6 anni. Mi pare difficile che possano cambiare. Il suo infortunio? Detto in maniera diplomatica, mi dispiace moltissimo che Marc non possa correre. Se guarirà, cosa che al momento non sa nessuno, nemmeno lui, tornerà forte come prima. Credo che l'errore sia stato il voler tornare a correre troppo presto, dopo l'operazione. Non ho capito come abbiano permesso che accadesse. Il decimo titolo? Corro perché penso di riuscire a vincerlo, ma non è un'ossessione. Sarei contento di fare bene, fare podi e essere protagonista in lotta. Vincere è una faccenda tosta perché il livello dei piloti è altissimo. Un'opinione sulla mancanza di Dovi per questa stagione? È assurdo, è veloce, esperto, bisognerebbe chiedere a lui. Magari non aveva più voglia. Se fosse una sua scelta, tutto bene. Ora Chiquita della Honda, perché lui ci parla di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Il ritorno di Marc? Non posso dire con certezza quando tornerà Marc Marquez, ma lui si sta recuperando per essere al 100%. Quel che è certo è che avremo una moto forte quando lui tornerà. Ci stiamo preparando ad averla pronta per lui. Dovizioso come sostituto? Nel caso improbabile che non riesca a rientrare per la prima gara, avremo Stefan Bradl a supportarlo come l'anno scorso. Non credo che sia il caso di parlare di Andrea Dovizioso, anche se ho sentito parlare di certe indiscrezioni, non credo che un pilota del suo calibro sia interessato a un impegno come sostituto. Ora ragazzi, il mismissimo Andrea Dovizioso, perché lui ci parla della sua esperienza con la Yamaha nel 2012. Questo è l'unico momento che mi ha molto disgustato della mia carriera, per diversi motivi. L'unico anno che ho trascorso in Yamaha è stato quello con una moto che non era un ufficiale e nonostante non avessi avuto evoluzioni durante la stagione, sono riuscito a fare una buona stagione ed essere il secondo pilota della casa giapponese. Lorenzo è stato il primo pilota Yamaha ed io il secondo, pertanto sarebbe stato del tutto naturale entrare nel team ufficiale l'anno successivo. Le circostanze che si erano create però non l'hanno permesso. Dopo aver trascorso 2 anni in Ducati, Valentino ha deciso di tornare in Yamaha e Iwata lo hanno accolto senza pensarci. Dopo la Yamaha ed inizio con Jarvis perché lui ci spiega perché Morbidelli non avrà la moto ufficiale ancora un'altra volta quest'anno. E cosa accadrà con la VR46? La M1 di Morbidelli? Le specifiche sono decise dalla Yamaha e dal team, ma ciò ha ancora spiegazioni economiche e conseguenze finanziarie. Una moto ufficiale è molto più costosa. Questi non sono periodi rosei dal punto di vista economico. La decisione sulle specifiche della moto di Morbidelli è stata presa a metà del 2020 e non potevamo cambiarla in autunno. Franchi merita specifiche più aggiornate? Sicuramente sì. È possibile? Purtroppo la risposta è no. Come avete visto l'anno scorso, le specifiche della moto A-Spec sono molto simili a quella della Moto Factory e sono molto performanti entrambi. In più, quest'anno i motori sono congelati, quindi si può immaginare che la moto sarà ugualmente performante anche l'anno prossimo. La VR46 con moto Yamaha? Con Petronas avevamo un contratto di 3 anni, non c'è nessun dubbio sulla loro organizzazione e capacità. La VR46 ci sta seriamente pensando, tra aprile e maggio inizieremo a parlare. Ora Maverick Viñales, perché lui ci spiega i suoi obiettivi per questa stagione. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, essere competitivi e lottare per il mondiale, ma non sarà facile, avremo tanti avversari e tante difficoltà da superare.
Proveremo quest'anno a dare il massimo ad ogni gara. Dovremo essere competitivi in modo costante. Fabio Quartararo? Fabio è molto più giovane di me, ma è qualcosa che mi piace e che mi dà motivazione extra. Ok, ora amici, il Diablo Quartararo, perché lui ci parla di tutto, anche dell'origine di questo particolare soprannome. Il Diablo? Avevo 7 anni e correvo nel campionato spagnolo in minimoto, con un casco replica di Roberto Locatelli, che aveva un diavolo sopra. Così tutti hanno cominciato a chiamarmi il Diablo. Mar Marquez? Spero sinceramente che torni, perché penso che parte del mio successo in MotoGP sia dovuto a lui. Io pilota numero 1 nel Yamaha Monster? Al momento non c'è un pilota numero 1 nel nostro team, spero che alla fine dell'anno lo sarò io. Se è vero che ho avuto il Covid? Sì, ho avuto il Covid a dicembre. Cosa porto io alla Yamaha? Penso di essere un pilota abbastanza sensibile, posso capire bene se qualcosa sta cambiando o no. Ho un ottimo feeling sulla moto per dare un feedback chiaro sui cambiamenti fatti. Penso di poter aiutare la Yamaha a seguire una direzione chiara. Cosa ci serve? Dal mio punto di vista dobbiamo lavorare sull'aerodinamica e sul peso della moto. Sapere che la moto è più leggera aiuta sia mentalmente che fisicamente, ma anche ad avere una velocità punta più elevata. Se è vero che la passata stagione mi sono ridotto lo stipendio per avere la moto ufficiale? Sì, per avere la moto 2020 ho accettato una riduzione del mio stipendio. Il 2020? L'anno scorso ho commesso degli errori, abbiamo avuto problemi con la moto. Appena ho capito che non eravamo messi così bene, mi sono stressato. Tuttavia la pressione di perdere il campionato non c'era. Ero troppo stressato, ho fatto le scelte sbagliate e ho incasinato le mie strategie. Lavoravo troppo, volevo essere allo stesso tempo il pilota, l'ingegnere e il capo meccanico. Anche di notte, a letto, pensavo a cosa avrei potuto migliorare sulla moto. Erano troppe le domande. Ed è anche per questo che l'ultima parte della stagione è stata un tale disastro. Ok, ora amici, come sempre, le notizie veloci. Ed inizio con il dottor Costa, perché lui critica l'atteggiamento di Marc Márquez nei suoi confronti. Marc mi ha insegnato che la riconoscenza non è di questo mondo. Dopo averlo aiutato a vincere il mondiale nel 2013, mi sarei aspettato una chiamata, anche perché era chiaro che non poteva tornare a correre nel 2020 con una placca nel braccio. Avrebbero dovuto mettergli un chiodo. Ok ragazzi, vi dico che Marc ha risposto a Costa, potete trovare la sua risposta nella puntata di notizie extra dedicata a lui. Poi Fonsi Nieto, perché lui critica Andrea Dovizioso. Dovi Ducati? Il ciclo di Dovizioso era già finito prima dell'inizio della scorsa stagione. Quest'anno la squadra avrà due piloti di grande talento. Dare una svolta e generare nuove speranze è stata una decisione saggia. Dopo Andrea Iannone, perché lui critica la FIM e la WADA dopo il caso Schauer, doping. Questo sistema va fermato per il bene degli atleti, che da una vita si sacrificano e fanno sforzi psicofisici senza essere dopati. Sicuramente ci sono atleti che si dopano ed è giusto che siano puniti, ma chi è pulito non è giusto che paghi soltanto perché la mafia è più grande dello sport. Fa veramente schifo tutto questo. Poi Herpon Cheral, presidente dell'IRTA, perché le squadre indipendenti hanno firmato con la Dorna fino al 2026. La stagione agonistica MotoGP 2021 non è ancora iniziata, ma abbiamo già una grande notizia da annunciare. Dorna, IRTA e i team indipendenti della classe MotoGP hanno deciso di estendere la loro partnership per altri 5 anni, dal 2022 al 2026. Beh amici, in questi tempi di incertezza questa sì che è una grandissima notizia. Dopo Daligna, perché lui ci parla della sua moto favorita. Tra le mie moto riuscite meglio c'è la GP15, con cui abbiamo corso il mondiale 2015 di MotoGP. È una moto che all'esordio, pur avendo saltato i primi test, ci ha portato comunque dei risultati fenomenali. Cosa mi manca ora? Ho vinto tantissimo, mi manca solo il campionato piloti. Poi Marc Márquez, perché il campione spagnolo si sarebbe offerto di rinunciare allo stipendio che gli sarebbe aspettato nel 2020. Questa offerta però sembra sia stata declinata dalla Honda. Incredibile. Dopo Davide Brivio, perché lui ci fornisce un retroscena molto interessante sul Gran Premio di Catalogna 2009, quando Valentino Rossi sorpassò Jorge Lorenzo all'ultima curva.
Dopo quella gara c'era tensione in squadra, lo staff di Valentino Rossi era molto felice, hanno celebrato la vittoria in grande stile. La squadra di Jorge invece l'ha presa come un'offesa, l'hanno presa davvero male. Abbiamo dovuto tenere riunioni per parlare con entrambe le squadre. Poi la Suzuki, e Vinicio con Sahara perché lui ci parla del sostituto di Davide Brivio. Abbiamo istituito un gruppo di management con le persone chiave nel team. Abbiamo molte persone con grandi capacità che possono compensare l'assenza di Davide Brivio. I piloti? Non ho preoccupazione sulla gestione di Joan Mir e Alex Rins. Non c'è mai stato un numero 1 o un numero 2 e c'è rispetto tra le due zone del garage. Ora Mir, perché il campione rimarrà con il numero 36 per questa stagione e perché ci parla sia di Brivio sia del 2021. Spero Davide possa trionfare ancora con Alpine, lavorerà insieme a una grande leggenda come Fernando Alonso. Cosa gli chiederei? Devo dire che mi piacerebbe molto provare una Formula 1. Il 2021? Ritengo sia possibile fare la doppietta, abbiamo la potenzialità per vincere ancora, vorrei dimostrare di vincere un campionato anche in condizioni più normali rispetto al 2020. Poi Aprilia, perché nei test privati che si sono svolti a Jerez, dove c'era anche la Honda e la KTM, la nuova RSGP 21 si è aggiudicato il record della pista, con un tempo di 1.37.7. Un signor tempone. Grande Aprilia. Poi Petrucci, perché lui ci parla di Dovizioso e Ducati. Mi dispiace molto che Dovizioso non sia in pista quest'anno. Se ho parlato con lui di quello che è successo ad Aragon, penso che lo faremo quando ci vedremo. La presentazione Ducati? Ho visto le foto, mi ha fatto effetto non esserci dopo tanti anni. Dopo Graziano Rossi, perché lui crede ancora in Valentino. Vale ha intatta la capacità di vincere e andando in Petronas, dal punto di vista emotivo, sportivo, può essere un passo avanti perché avrà materiale di primissimo ordine senza la responsabilità del pilota ufficiale. Per quest'anno sono molto ottimista. Poi LCR e Nakagami, perché sia la squadra sia il pilota pensano di poter lottare per vittorie e il titolo. Ma per disgrazia non sono gli unici, perché quasi tutti hanno detto la stessa cosa. Dopo Espeleta, perché lui ha detto al team Gresini che è disposto ad aiutare la squadra in qualsiasi cosa in caso ci fosse bisogno. Per ultimo Pit Byler della KTM, perché lui ci dice chi sarà la loro prima guida. Dopo le prime tre gare sarà subito chiaro chi sarà il pilota KTM più veloce e promettente. Chi ottiene i risultati migliori raccoglierà automaticamente una sorta di guida all'interno del team. Saranno i risultati a decidere chi sarà il leader. Beh ragazzi, allora per questa puntata di MotoGP Notizie è tutto, io come sempre vi ringrazio per averla vista, se vi è piaciuto date like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana con altre notizie. Saluto a tutti, alla prossima!